Avrebbe potuto passare come la provocante, ma certo non sorprendente, solita scollatura profonda intravista sotto il completo di foggia maschile. Avrebbe. Perché la detentrice della suddetta scollatura, la sorridente Matilde Jolie, ha afferrato il coraggio a due mani e con coreografico gesto a sorpresa si è sfilata la giacca dalle spalle, rivelando un nude look degno della Charlotte Rampling de Il portiere di notte, destinato a entrare di diritto nella storia dei look più maliziosi, e allo stesso tempo, il mirabolante equilibrio, più sofisticati, dei recenti red carpet da festival. È accaduto sul tappeto rosso della 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, e per la precisione su quello del secondo film italiano in concorso, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. A coprire, anzi, dovremmo dire a velarle, all'attrice con eleganza i seni solo un lembo di tessuto semitrasparente, ricoperto da un manto di cristalli. Ma più che il luccichio, a colpire è stata l'elegante sfrontatezza con la quale l'attrice ha saputo gestire la non facile audacia che la creazione indossata, firmata Armani Privet, le richiedeva.